al di là di questo, il problema con la città è che la città le candele in realtà ovviamente non possono che essere. Hanno perso la cosa che ho. Perché hanno avuto un telefono e non un martello. Ma che dentro che si no, a parte questo, ma loro vengono una cosa. Un uomo, comune di ragazzi, dove c'è il complesso quello grande. Consigliere Buceti, senza candele o cellulari per Viale Tirreno non si passa. Purtroppo sì, quello che è accaduto in Viale Tirreno è l'ennesima dimostrazione di una città purtroppo dove vige il vandalismo e chiaramente dove la sicurezza non è sentita e riconosciuta da molti. Questo purtroppo si verifica a distanza di pochissimi giorni da quando un'altra struttura che si trova proprio vicinissimo al Viale Tirreno risulta essere stata vandalizzata. È quello che noi oggi insieme a molti residenti intendiamo fondamentalmente precisare nei confronti dell'amministrazione è quello di pretendere un intervento immediato perché il problema dell'illuminazione pubblica venga risolto.